farvi capire quanto sia vero che siamo diversi, la scienza ci viene in soccorso. Primi anni. Io prima leggevo Vanity Fair. Questo articolo si intitola Fiocco rosa, fiocco azzurro. Voi? Rosa? Senti a me. Fin dall'inizio le femminucce tendono ad essere più socievoli. Alcune resteranno solo così. Dallo sviluppo fisico del cervello si può giungere alla conclusione che i maschietti mantengono un contatto visivo più breve. Mischini, loro non riescono a restare concentrati. Loro rimangono concentrati solo quando leggono la Gazzetta dello Sport. Poi, 6-12 mesi, i livelli di estrogeni più elevati nelle femminucce favoriscono un maggior numero di collegamenti cerebrali. Avete capito? Solo le femmine. Si ritiene che i livelli di testosterone nei maschietti rallentino la crescita dei collegamenti cerebrali. Questo resterà così per sempre. È il testosterone che vi fotte a voi. Poi dice, tra i 18 e i 24 mesi, che le femminucce tendono a fare dei collegamenti neurologici prima, che gli aiuta a saper controllare la vescica. I maschietti anche questo, in questo sono più lenti. Infatti si fanno grandi feste quando un bambino maschio riesce per la prima volta a fare la pipì nel vasino, forse perché si sa che sarà l'unica volta in cui riuscirà a centrarlo.